Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Total Tank Generals. Oggi bisogna continuare la campagna di Patton. Abbiamo completato il nostro primo... abbiamo affrontato il nostro battesimo di fuoco con l'operazione Torce e adesso invece dobbiamo vedercela con la battaglia di El Gettar. Cosa ci aspetterà? Non lo so, scopriamolo insieme. Ah, tra l'altro dobbiamo portarci dietro le truppe dell'altra volta. March of 1943. Axis powers in Africa are under severe pressure. They are being attacked by the British from the east and the Americans from the west. After the second corps defeat near Kasserine Pass, George Patton took command of the unit. He proceeded to enforce strict military discipline among his subordinates. Americans are threatening Germans with an attack on their back ranks while their forces are busy defending against the British. This has caused the Germans to launch a preventative attack near El Guettar. Your task is to repel their offensive. Allora, vediamo un po'. 7 turni, però se ce la facciamo otteniamo lo Sherman, la fanteria meccanizzata e 1200. Ok, allora abbiamo un sacco di unità. Qui dobbiamo percorrere moltissima strada in una strettoia, cosa fantastica, eppure qui non è che sia proprio meglio. Qui vediamo già dei soldati nemici. Allora, vediamo un po', inizierei con la fanteria di livello 3, poi la fanteria di livello 2, io direi andiamo prima qui, poi andiamo di qua. Allora, l'antiaereo, un cannone, un mortaio, un anticarro. Poi che ci abbiamo? Due carri armati pesanti. Medi, non pesanti. Abbiamo un sacco di... peccato non si possano vendere questi. Possiamo vendere solo quelli che abbiamo comprato. Ah, abbiamo due anticarro. Figo, la dove è qua. Oh, qui. Il diavolo lo sposto, ecco. Ok. Gli steward sono tutti di livello 1. Ah, ci abbiamo questo. Sì. Allora, che possiamo prendere? Fanteria pesante. La fanteria d'assalto. Questi sono gli stessi. Allora, subito un cannone. Grazie. Tanto questo ci serve. E abbiamo solo 800. Allora, abbiamo uno steward nuovo. E prendiamo anche perché dobbiamo vederlo. E lo mettiamo qua. Ok. Ammazza, oh. Costa un botto. E che facciamo? Antiaerea. Fanteria ce ne abbiamo parecchia della fanteria normale. Io direi un'altra antiaerea. Sì. Dai, questi ce li teniamo perché tanto ce l'abbiamo la fanteria. Fanteria ce n'abbiamo un casino. Ok, steward. No, facciamo così. La fanteria davanti. Questa non la possiamo mettere? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ok, al prossimo turno. E vediamo come va.
Tanto le possiamo schierare in un secondo momento le unità, Allora io direi iniziamo a bombardare questi. Qui, diciamo proprio per un fatto di spazio, dovrebbero esserci meno unità che qui, direi io. E il mortaio ci arriva? Sì, alla fuoco. Fuoco. Ok. Greyhound. Anticarro. Ah, meno male. L'altra artiglieria. Fuoco. Bene. Allora, adesso io direi che voi... È una mossa azzardata, però almeno ci togliamo di mezzo questo. Non siamo riusciti comunque a distruggerlo. Uno. Questo non aveva livellato? Pensa, io credevo di sì. Facciamo così. Adesso ha livellato. Antifanteria o anti... carro? Questo che è? Niente. Questo è niente. Non lo so qui che c'è. Facciamo anticarro, eh? Voi siete di livello 3, no? Quindi io direi... Tu vai... Qui. Niente, oh! Non crepa. Tu vai qui e fai la stessa cosa. 63% solo? Proviamo. Dai, sei di livello 2, ce la dovresti fare. Sono solo 2. E questo non è morto, eh? Non vorrei mandare il Greyhound lì. Facciamo così, eh. Dai. Ma comunque ci dobbiamo andare. Vai. E speriamo bene. Allora, qui dobbiamo creare una linea difensiva, eh? Assolutamente. Allora, dove è qua? Subito così, bello. Dove? Dobbiamo fare così. Perché purtroppo questo sta in mezzo. Questi sono italiani? No, no, sembravano italiani con questo elmetto. Voi in caso verrete sacrificati per la gloria. Mi spiace, ma...
Ah, questi sono italiani. Ok, vediamo che fanno. Quelli scappano, bene. L'importante è che non arrivi altra gente, ecco appunto. Vabbè, quella non mi preoccupa più di tanto. Qui sì, vabbè, quelli probabilmente li perdiamo. Questi hanno fatto l'assalto, eh. Meno male, hanno fallito. Qui c'è un mortaio che... Anche un altro. Questi saranno un problema da eliminare, che stanno dietro sto coso roccioso. Ci sta, hanno fatto una cosa intelligente. Non mi aspettavo ci fossero 27 mortai qui. C'è anche un carro armato? Bene. Pantera italiana. Quello sono abbastanza sicuro che sia uno spezzone di un film e non una foto d'epoca. Questo qua, dai, questo. Secondo voi questa foto è presa da qualche film o è reale? Troppo ben fatta, è troppo nitida, no? Boh. Nel caso doveste saperlo, fatemelo sapere. Allora, vediamo un po'. Tu. Bravo, liberati di questo. Sì, lo so che tu hai paura, ma... Vedi? Non succede niente. Salito di livello, perfetto. Gittata uomo nero. Ci serve uomo nero, è troppo utile per far scappare i soldati nemici. Troppo utile. Che qui non ci va? Allora, ignora zona di controllo, rimuove ogni penalità di movimento nella zona di controllo nemica, difesa più 1, raggio visivo più 1. Non lo so, difesa. Sono buoni entrambi, ma eviterei di spendere soldi a caso. C'è un botto di gente, eh. Qui dobbiamo fare così. Assolutamente, perché quelli ci minacciano. E comunque non l'abbiamo fatto saltare in aria. Incredibile. Allora, un'antiaerea la dobbiamo mandare qui assolutamente.
ci serve un attimo un po' di supporto. Qui c'è proprio odore di trappola. 7 turni, dobbiamo sbrigarci tantissimo. Allora, fuoco. Bene. Mortaio, dove sei? Mortaio? Qua. Niente. Oh no no no, curati. E siamo saliti di livello. Facciamo antifanteria. Mancato, ma perlomeno se ne sono andati. Tu davvero da qui non li vedi, eh? Questi sono di livello 2. Facciamo così, oh. Solo 22? Non è possibile. Se ne fa possibile. Dicevo io, scusa. Poi... e facciamo così. Assalta la baionetta, vai. Mi raccomando, non prendiamo nessun livello, dovesse farci schifo. Qui facciamo la stessa cosa adesso. 65, aspetta, possiamo indebolirli un attimo? Sì, però. Vai. Perfection. Lo so, è molto azzardato e probabilmente me ne pentirò. Dai, ci sono pure mezzi italiani. Fighissimo. Qui me ne pentirò, lo so, ne sono conscio. E qui in realtà non serve più. Io inizierei a portarti di qua. Ok, speriamo non ci attacchino con 14 carri armati. Questi devono morire, ma malissimo, eh? No, no, non fateci fuori quelli che sono le nostre truppe d'elite. Ehi, grandi ariete. Cari ariete, combattono. No! Ammazza, oh. Però non sono morti. Non sono morti. Possiamo buttare giù i paracadutisti, eh.
Sono unità gratis, tra l'altro. Allora, qui adesso facciamo così. Lo so. Lo so, lo so. Dobbiamo fare così. Ora, anticarro. Tra l'altro ho sbagliato perché... Dico subito perché... Che devo colpire questo. Addirittura? Ciao. Non è che gli abbiamo fatto proprio tantissimo, eh? E che se non se ne va, non posso curare i soldati. Allora, io tipo questi qua li bombarderei, ma questo è più importante. Importante, se no qui non mi posso rifornire e questi me li ammazzano. Tu vattene. Ok. Anzi, adesso... No, non posso. Facciamo così. Non ha senso perdere l'unità qui... Intanto vediamo. Vediamo cosa ci rimane. Questi qui dovrebbero morire perché non possono combattere contro di noi, in teoria. Poi... Questi si arrendono. E vai. Siamo pure saliti di livello. Così non ci faranno fuori, almeno spero. E qua adesso io non so se valga la pena attaccare con questi, aspettare o bombardarli. No, facciamo così. Vai qui. Trincerati. E queste le iniziamo a spostare tutti qua. Non ci abbiamo altro, vero? No, però possiamo prendere roba nuova. Tipo, la fanteria pesante ce l'abbiamo? No, vero? Abbiamo preso l'antiaerea. Ci abbiamo solo fanteria normale? Potremmo anche tenerlo per dopo, per gli Sherman, però boh.
E adesso qui possiamo fare così. Potremmo bombardarli ed eliminarli. Ma è perdere un sacco di esperienza, capito? Io direi facciamo così, va. Vediamo loro che fanno. Questi dovrebbero resistere. Esattamente. Allora, fuoco. Fuoco. Bene, perfetto. Pesante. Via. 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 Voi rimanete qua perché non sia mai che mandino dei paracadutisti. Ok. Adesso. Questi dobbiamo massacrarli. Quindi. Damnation! Dov'è l'anticarro? Uno, l'altro è qui. Un antiere e l'altro? Qua. Ci arrivi? Sì. Wow. Perfetto. Salito di livello l'altro. Pesante. Adesso. Ah, maledizione, solo se è solo del 60%. Fa schifo, no? Ok, qui dovrebbe essere 100. 92 invece. Abbiamo due turni, abbiamo. Sai cosa voglio prendere? Un Greyhound. Non posso! Che sfortuna. E allora fanteria tocca a voi. Cavolo, questo ci volevo lì. Voi vi starete chiedendo perché io non utilizzi questi. Che volevo bombardare questo qua. Ottimo.
Bene. Bombardamento. Ok. Perfetto. Più difesa, più precisione, riposizionamento che era. Questa unità possiede 3 di difesa aggiuntiva contro gli attacchi aerei o dell'artiglieria. No, facciamo precisione. È molto rischiosa, ma... Oh. Ottimo! Ottimo proprio. Ok. Ok. No, voi rimanete qua per sempre. Ok, vediamo che fanno. Ho paura dei paracadutisti, perché di solito quando stanno così alle strette poi... è quello che fanno, cioè colpire le retrovie con i paracadutisti e fregarvi. Tipo lì c'è un panzer? Che bello. Ok, tu devi ritornare qua, grazie. Tu devi correre qua giù proprio... non alla grandissima di più. Tu puoi rimanere qua. Allora, fuoco. Attacco leggero, addestramento di carro. Prendiamo danno, ma dobbiamo andare in avanscoperta. Allora, fuoco. Fuoco. Perfetto. Bene, avanti, carica. Però non sono morti. Ok, fuoco. Non gli abbiamo tolto. Il controllo, molto male. Molto male perché io adesso non posso fare l'assalto qui. Beh, figo. Ok, abbiamo preso pure questo. Ottimo. Difesa. Il fatto è che non possiamo attaccare con nessuno lì. Qui sicuramente contrattaccano, perché siamo in questa infognatura tremenda. Facciamo così, non si sa mai. Voi li state bene. Potremmo prendere un'unità di fanteria pesante. Sì, va. Giusto per...
trincerarci qua. Abbiamo due turni. Per favore, niente cose strane. Andiamo sulla strada perché dopo se no non ci muoviamo. Ok, vediamo che fanno. C'era da aspettarselo, ma dobbiamo tenere quella città. Ah! Un bel po' di carri armati, eh. Fortunatamente non sono morti. Anticarro. È il vostro momento di brillare. Perfezione contro questi. Bene, nuovo livello, attacco in allerta, attacco di contraerea. Questa unità possiede 8 attacchi pesanti aggiuntivi quando attacca le unità aeree. Vai. Tutti i velivoli utilizzano la tipologia di difesa pesante. Vai. Allora, il mortaio dov'è? Non si capisce più niente qua. C'è la mega mucchiata. Vai. Dov'è il Greyhound? Qua. Olè. Io voglio vedere chi c'è lì, che è quello che mi preoccupa a me. Allora, perché non voglio usare i paracadutisti? Perché mi sa che non mi rimangono dopo, quindi non è che proprio siano utilissimi. Aspettiamo il prossimo turno. Qui c'è il mortaio e qui c'è il carro armato, vero? Sì. Infatti. Allora, io direi, facciamo così.
Perché non posso andare qua? Ok, questi sono praticamente morti. Adesso facciamo un po' di punti di esperienza qua, che ci servono. Voi potete andarci qua, sì, ok. Ottimo. Attacco pesante. Niente. L'altro scusa, quando uno ha la superiorità aerea. E qui non mi aspettavo sto avamposto qua dietro. Quella non ci arriva, questa non fa niente. Niente. No, non credo sia più possibile fare altro, quindi possiamo terminare la missione. Olè! Sbloccate gli Sherman, altre 3 stellette, abbiamo un botto di unità perché non abbiamo perso niente. The victory of US and British forces in South Tunisia forced Axis forces to retreat further north, where their resistance didn't last very long. Tunis fell in May, and the remaining Axis forces were forced to surrender. The North African campaign has finally drawn to an end. This strategically important victory meant that the Allies would now be able to conduct an invasion on the Axis-occupied Europe. Their first target would be the Italian island of Sicily. Preparations for a landing operation have begun. Operation Husky would soon commence. E vai! E vai! Bella anche questa missione, eh? Comunque appena ti distrai ti massacrano le unità. Comunque abbiamo iniziato anche a carpire i segreti, no? Prima dobbiamo creare una linea di fanteria con dietro i carri, perché se mettiamo avanti i carri ce li massacrano. Bello, bello. Mi piace, mi piace. Fatemi sapere i vostri di commenti qua sotto. Ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!